Siamo dal vivo, aspettiamo proprio quei pochi secondi e poi iniziamo. Bene. Allora, buonasera a tutti e a tutti i partecipanti. Siamo al secondo incontro, siamo partiti il 20 di maggio con Prisca Amoroso. Ora abbiamo il libro appunto Primato della Resistenza di Marco Checchi e fra 2 settimane abbiamo in programma un altro incontro che praticamente è con Gianluca De Fazio e con il suo libro Ecologia del Possibile. Ora, questi incontri organizzati appunto dalla redazione di Codice d'Orso riguardano questo nuovo sapere critico italiano con dei libri veramente interessanti che invito tutti, diciamo, a leggere. Sicuramente si tratta. Il libro di Marco è veramente interessante e parla appunto di questo concetto della resistenza. In un certo senso possiamo partire proprio perché in quest'ultimo periodo se ne è parlato parecchio con il filosofo Foucault. Ecco, addirittura ora, 14 ore fa, 16 ore fa, è uscito un altro articolo in doppio zero che riguarda una biografia di Didier Ribon sul filosofo Foucault, che è il filosofo addirittura del secolo. Ora, senza esagerare, effettivamente in periodi soprattutto di pandemia è stato molto nominato. È stato nominato perché? Perché ci sono molte, diciamo, interpretazioni dei tantissimi strumenti che ha messo a disposizione Michel Foucault. È stato nominato soprattutto per quanto riguarda il biopotere, è stato soprattutto per quanto riguarda la pandemia con questo sistema della società della sorveglianza, della società del controllo, del governo della popolazione e della medicalizzazione di ogni forma diciamo, dell'esistenza. Poi purtroppo ci sono stati anche altri articoli di ben altra livello, cioè di pessimo livello, che parla di un Foucault psichedelico o di altre cose scandalistiche che chiaramente non ci interessano. Soltanto è proprio questo che vorrei far notare sul libro di Marco, che proprio che ne parli un giovane autore di un concetto così importante come quello di resistenza e allo stesso tempo fare riferimento all'opera di Foucault è una cosa davvero che fa piacere. Ecco. Chiaramente il libro di Marco non parla soltanto della resistenza e del potere di Foucault, ma fa dei riferimenti continui a tantissimi autori, si parte dal Seicento, della Boissy, all'immancabile Hobbes per quanto riguarda il potere, fino al marxismo degli anni 60-70. Penso alla figura di Tronti, che sembra abbia influenzato, ecco, anche per Deleuze l'immaginario stesso di Foucault, fino ad arrivare anche a Toni Negri, ma molti altri. Sicuramente ci sono diverse sfaccettature. Personalmente mi interessa molto questo concetto di resistenza, come l'ha sviluppato Marco, per quanto riguarda questo primato della resistenza. Come una resistenza che non è una resistenza solo ed esclusivamente contro qualcosa, ma costituisce un momento affermativo, un momento creativo, un momento di relazioni, che è l'aspetto, secondo me, che non solo è un aspetto importante, ma è quello che può definire il futuro. Poi, se c'è tempo, tornerò anche a questo rapporto tra resistenza e futuro. Però, ecco, ritengo davvero che sia un'operazione interessante. Ora pensavo di lasciare la parola a Marco per farci un'esposizione dei temi trattati dal libro, le influenze che ha avuto, le difficoltà e i limiti, ma anche e soprattutto qual è il senso, ecco, il senso e il contesto, ecco, di questo libro. Grazie.
Grazie a entrambi, anche poi ci sarà anche la parola di Andrea che farà una specie di discussante, un relatore che intervista o che mette in evidenza altri punti del lavoro di Marco. Grazie Marco, vai. Grazie Enzo e grazie in generale pure a tutta la redazione di Codice Rosso per questa possibilità, per questa opportunità, perché mi fa piacere presentare il libro in italiano, presentarlo poi a diciamo, un'audience schierata, quindi più disponibile a trattare certi temi. Grazie pure Andrea che si è prestato ad aiutarmi in questa, in quest'evento. E quindi che dire? Già, ottima presentazione, sono contento che ha catturato esattamente tutti i temi principali che ho cercato di esporre nel libro. Il filosofo di riferimento è senz'altro Foucault, però come dicevi, ho cercato poi di andare anche a cercare altre linee di pensiero che si potessero incastrare con questa idea. Il libro, diciamo, nasce un po' a cavallo tra teoria e pratiche politiche, nel senso, da una parte c'è la teoria, quindi l'interesse prettamente accademico, filosofico, poi non so fino a che punto si può affermare un interesse semplicemente teoretico o accademico sul lavoro di Foucault e sul lavoro di altri della filosofia degli anni 70, francese, ma anche dell'operaismo, eccetera. Quindi diciamo che sicuramente c'è un'esigenza di affrontare. Da parte mia c'era un'esigenza di affrontare Foucault non solo come il filosofo del potere, del biopotere, del potere disciplinare, perché così, anche a livello aneddotico, leggendo Sorvegliare e Punire è stato il mio primo incontro con Foucault. E ovviamente è uno dei libri più, parlando di carcere, c'ha questo immaginario molto cupo del potere, apparentemente. Secondo me, invece, già anche all'interno di Sorvegliare e Punire ci sono delle brecce che fanno pensare a cosa c'è al di là del potere. Cioè, ci sono delle linee che vengono tracciate molto chiaramente che al di là di un potere disciplinare soffocante che censura, che ci vincola, che è molto efficace, eccetera, eccetera. Poi, come diceva Foucault, alla fine di quel libro bisogna comunque sentire il rumore della battaglia. E a me queste spinte resistenti che nell'opera di Foucault si trovano un po' sparse ovunque, però magari non troppo elaborate o non elaborate tanto quanto sono state elaborate quelle sul potere, mi hanno sempre affascinato. Quindi, diciamo, il motivo, il bisogno, il motivo, teorico nasceva da quell'esigenza di ritrovare all'interno del pensiero di Foucault, una parte che, desse spazio a queste spinte resistenti. Dal punto di vista più pratico-politico, invece, diciamo, c'era un'esigenza quasi politica, ma anche pure psicologica, da un certo punto di vista, a cercare di andare al di là di un certo disfattismo a cui penso chiunque fa pratiche politiche emancipatorie, di sinistra, di solidarietà, eccetera, eccetera, è un po' abituato alla retorica della sconfitta, alla retorica del non c'è, non è mai, che la resistenza non è mai abbastanza, e si tende a idealizzare e mitizzare magari le resistenze del passato, invece a, diciamo, a piangersi addosso, no? Un po' a cercare di avere quella sensazione che effettivamente c'è poco da fare, che a una società capitalistica ci dobbiamo ormai abituare, c'è poca resistenza. E invece penso che poi alla fine, anche se effettivamente c'è un calo non un calo, però diciamo una debolezza strutturale della resistenza rispetto ai poteri dominanti, che possono essere quelli del capitale, possono essere quelli del patriarcato, ma anche a livello della degradazione ecologica, eccetera, eccetera. Anche se partiamo dal dato di una debolezza strutturale della resistenza, non dobbiamo confondere la debolezza strutturale della resistenza in termini di forza col fatto che ci sia la possibilità comunque di cambiare e la presenza di resistenze continue. Anche durante la pandemia, penso che siamo rimasti tutti un po' stupiti, no? Da quello che abbiamo visto
spuntare all'improvviso. Sicuramente magari in Italia non ci ha avuto gli stessi numeri che ci può aver avuto negli Stati Uniti o in Inghilterra, però un esempio come quello di Black Lives Matter probabilmente nessuno l'aveva visto succedere in maniera così deflagrante all'interno della pandemia. Quindi il fatto che la resistenza sia sempre lì, è un po' come diceva Marx, l'idea della vecchia talpa che prima o poi rispunta e torna in superficie, con questo libro speravo di dargli un po' più di sostanza, no? E quindi magari di avere un rapporto un po' più diretto con queste possibilità, con la possibilità che la resistenza si attualizzi in forme concrete in qualsiasi momento, quindi una sorta di non perdere la speranza che la lotta e la resistenza possa effettivamente cambiare lo stato di cose esistente in maniere anche inaspettate. A livello, diciamo, più concettuale, a livello teorico, quello che cerco di proporre è un ripensamento del concetto di resistenza, come è stato pensato in maniera tradizionale, o anche come viene pensato più o meno nella vita di tutti i giorni, no? E perché il primato? Il primato perché penso che inconsciamente tutti elaboriamo nelle categorie del politico il primato del potere sopra la resistenza. Quindi vediamo sempre il potere come un effetto monolitico, statico, inattaccabile, che sta lì, viene prima, e tutto il resto viene, gli gira intorno, incluse le resistenze. E quello che ho notato, che secondo me sia a livello teorico che a livello intuitivo, anche a livello di linguaggio, è che la resistenza si sviluppa intorno a tre assi principali: la resistenza come evento, la resistenza come opposizione e la resistenza come reazione. Come evento, e io penso che tutti questi tre assi tendono a ridurre il ruolo della resistenza e a non farci apprezzare, non farci percepire quelle che sono le potenzialità reali che la resistenza può offrire in relazione al potere. Quindi dal punto di vista dell'evento, diciamo che c'è sempre la tendenza ad associare la resistenza con delle manifestazioni più o meno plateali, di massa, di strade piene o piazze piene, in cui è tangibile, è materialmente visibile, no? Si manifesta come in una manifestazione, come in una rivolta. Quindi siamo abituati a vedere la resistenza come quel momento, il momento in cui tanti corpi si vengono insieme per ribaltare o protestare o per cercare di trovare un'alternativa. E sicuramente quelle sono le parti, diciamo, pure più gioiose, no? Più felici anche in certi casi, quelle che ci danno più emozioni, che ci entusiasmano di più. Però non va dimenticato tutto il lavoro che c'è dietro a questi grandi eventi. Quindi c'è una frase di Ben Said, di Daniel Ben Said, che mi è piaciuta molto, sul come associare la resistenza all'evento come una sorta di miracolo serve solo a bloccarne la possibilità di espansione, di farle risuccedere, di ricostruire questi momenti, di amplificare tutto il lavoro che c'è intorno a questi eventi, no? Quindi come arriviamo a quel momento, ma anche cosa si sviluppa nel dopo, nel contemporaneamente a quegli eventi. Quindi cercare di sminuire il ruolo degli eventi, perché lascia un po' la resistenza spuntare all'improvviso per poi sparire di nuovo, però quello renderebbe poco spiegabile perché sparisce, ma soprattutto perché rispunta. E mentre dall'altra parte troviamo il potere che sta sempre lì. E invece forzare la mano e cambiare questo atteggiamento significa ridare la possibilità alla resistenza di apprezzare la sua continuità, la sua processualità. L'altro elemento che cerco di ribaltare all'interno del libro è quello della reattività della resistenza. Quindi pensiamo sempre che il potere, che sia nella sua forma statuale o che sia nella forma di sistema capitalistico, che sia nella sua forma di patriarcato, di razzismo, eccetera, eccetera, sta lì, fermo, immobile, che agisce e che lascia alla resistenza solo la capacità di reagire, no? Di opporsi in maniera reattiva e rispondere a quello che fa il potere.
In realtà ci sono tanti modi per cercare di uscire da questa visione. Uno che mi ha fatto pensare in particolar modo in questi giorni è soprattutto in relazione alla resistenza palestinese, è quello delle resistenze anticoloniali, no? Si parla di un'occupazione l'occupazione rappresenta il potere, ma ovviamente il potere che avviene all'interno di un'occupazione di un territorio è secondario rispetto a chi in quel territorio c'era già. Quindi la resistenza diventi reattiva all'evento dell'occupazione è un po' fuorviante, perché sì, reagisce all'occupazione, ma è l'occupazione stessa che reagisce alla presenza iniziale, materialmente iniziale, di una popolazione che sta già lì, per esempio. Quindi questo è uno dei modi in cui si potrebbe riconfigurare la reattività della resistenza. In più possiamo vedere come il potere non sia in grado o non necessiti di cambiare di per sé. Quindi il fatto che cambia continuamente deve essere spinto da qualcos'altro. Quindi dobbiamo vedere più come è il potere ad essere reattivo piuttosto che la resistenza. Questo, diciamo, che è un percorso che è stato fatto, è stato tentato, una traiettoria che è molto presente negli ultimi anni, in cui si associa la resistenza a questo cambiamento attivo, no? Più che allo scontro. Però rimane questo aspetto di opposizione, e quello forse è quello più difficile da eliminare quando si parla di resistenza. Immediatamente quando pensiamo alla resistenza ci viene subito a pensare resistenza contro cosa o contro chi, no? E quindi un atteggiamento opposizionale e antagonista. Mentre invece quando pensiamo al potere, e per esempio possiamo anche prendere in considerazione Foucault, quando pensiamo a biopotere o discipline o potere disciplinare, non ci viene da pensare contro chi è questo potere. Quindi c'è uno sbilanciamento, però lo sbilanciamento è paradossale, nel senso che è il potere che c'ha bisogno di esercitare una sua funzione contro qualcuno, no? Per forzare gli individui a fare, a produrre, a essere, a desiderare in maniere specifiche. La resistenza invece non ha assolutamente bisogno del potere, cioè, anzi, tutti faremmo a meno di tante cose contro cui resistiamo, eh? Cioè, preferiremmo vederli collassare piuttosto, o di non averli mai incontrati, piuttosto che combatterli, no? Quindi, cioè, se pensiamo pure al sistema capitalistico, sicuramente la resistenza contro il padrone, saremmo tutti meglio a fare a meno del padrone, no? Nel senso che è una cosa su cui possiamo essere tutti d'accordo. Quindi cercare di eliminare l'opposizione alla cosa che definisce il momento essenziale della resistenza. Non è quello che è l'essenza della resistenza, ma al contrario, è un accidente, è una sfortuna. E quello viene fuori molto bene nel discorso di Étienne de la Boétie, che è questo filosofo un po' filosofo, che in realtà ha scritto un piccolo pamphlet all'inizio del Cinquecento, però molto interessante, sulla servitù volontaria, in cui definisce questo momento in cui l'uomo si lascia, diciamo, si lascia dominare, lascia che il potere eserciti una funzione sulle persone o sulla natura stessa, come un momento sfortunato, un accidente tragico. E mi piace pensare che la resistenza debba far suo questa idea di opposizione, come sì, dobbiamo opporci, ma avremmo fatto volentieri a meno. E da dove vengono tutte queste idee? Sicuramente Foucault ne rappresenta l'asse principale. Cioè, e questo non viene fuori tanto nei suoi libri, perché magari di resistenza si parla relativamente poco, a parte nel suo libro del 76, La volontà di sapere, il primo volume della storia della sessualità, in cui c'è un capitolo, in realtà poche pagine, in cui si discute a fondo della resistenza, però in maniera abbastanza decisiva. Esce di più probabilmente nelle sue interviste, questa è anche la visione di Deleuze. Soprattutto c'è un'intervista dell'82 in cui dice chiaramente la resistenza viene prima e rimane superiore a tutte le forze nel processo. Rimane superiore perché obbliga il potere a cambiare, a trasformarsi.
E quindi c'è la resistenza, alla resistenza viene data questa capacità affermativa che trasforma e cambia e costringe il potere a cambiare. Quindi ribalta completamente la visione di cui parlavamo prima, la visione di una resistenza reattiva. Sicuramente questo è un tema che avrebbe meritato più sviluppo da parte di Foucault e sicuramente non sono stato io a portarne avanti le conseguenze del ragionamento, però ho cercato di mettere insieme dei puntini, no? Delle traiettorie. Di recente, negli ultimi anni, sono uscite le trascrizioni del corso che Deleuze ha fatto universitario su Foucault, e in quelle lezioni c'è un'ampia discussione sul concetto del primato della resistenza. E è molto interessante perché lo colloca come una necessità concettuale e teorica che emerge a livello di lotte reali, no? Dagli anni 50 in poi, e in particolare Deleuze lo colloca in relazione all'opera di Mario Tronti, quindi all'operaismo e a questa, quella che poi viene definita una rivoluzione copernicana, no? Del ribaltamento dei rapporti tra capitale e lavoro. E questo è uno dei temi che, per esempio, tratto in uno dei capitoli del libro. Il libro fondamentalmente è diviso in due parti. Nella prima parte cerco di ripercorrere due linee, due assi in cui troviamo lo sviluppo o degli abbozzi di sviluppo di questa idea del primato della resistenza. Il primo asse è quello della natura o della natura umana. Partiamo dall'idea della Boezie, il filosofo di cui parlavamo poco fa, in cui c'è questo primato di uno stato di natura cooperativo, mutualistico, fatto di solidarietà, che viene poi ribaltato dal potere. E questa è un'apertura molto interessante che viene però schiacciata da tutto il pensiero liberale contrattualistico, da Hobbes fino ai giorni a Hobbes, Locke, fino ai giorni nostri con Rawls e Nozick. Quindi vediamo come questa idea del primato della resistenza ci abbia una carica di apertura concettuale, di un'apertura, di un'espansione, che poi viene schiacciata e richiusa a livello storico e concettuale da queste tesi liberali. E un po' lo stesso avviene nell'idea di primato della resistenza capita o declinata come lavoro, quindi il rapporto col lavoro. E qui parlo di, cito, discuto un po' di Hannah Arendt, discuto di lavori un po' più recenti come quello di sul post-capitalismo, e parlo soprattutto del lavoro di Mario Tronti negli anni 60, sul rifiuto del lavoro, il primato delle lotte operaie rispetto al capitale, allo sviluppo del capitale, quindi il classico assunto operaista, fino a cercare di sviluppare l'idea di autovalorizzazione, mettendola in connessione con un po' quello che è il suo opposto, la sua chiusura, che è l'idea di capitale umano, che è un'idea neoliberista che si sviluppa negli anni 60-70 con gente della School of Chicago, tra cui Gary Becker, ma che troviamo ancora adesso nei discorsi dei nostri politici pure, se non sbaglio, pure l'attuale primo ministro ne ha fatto ampio riferimento, con questa idea che tutto è funzionale alla costituzione della forza lavoro, che non è più forza lavoro ma diventa capitale umano, e quindi questo diventare tutti capitali annulla la divisione tra capitale e lavoro e quindi annulla la conflittualità, e quindi è un modo di richiudere il concetto del primato della resistenza. Nella seconda parte invece del libro cerco di vedere quelle aperture che possiamo ancora sfruttare, che possiamo seguire, e in un capitolo discuto il rapporto tra il primato della resistenza e la politica, declinata sia con Rancière a livello dell'estetica e sia con il lavoro di Negri su Spinoza a livello metafisico-ontologico, che mi dà la possibilità poi di agganciarmi con quello che sviluppo nell'ultimo capitolo in relazione a Deleuze.
specialmente su queste lezioni che sono state rese disponibili di recente su Foucault, in cui praticamente esce fuori in maniera un po' più chiara il primato della resistenza all'interno di un ampio edificio ontologico dove la resistenza diventa ha un ruolo fondamentale nella costituzione materialistica di questa ontologia, il rapporto dinamico viene proprio reso dall'idea di resistenza. Quindi diciamo, questo è un po' riassunto un po' complesso di un libro che effettivamente raccoglie forse un po' a demerito più che a merito una serie di linee diverse che però convergono verso un'idea che sicuramente è presente in qualche maniera nel lavoro di Foucault. Poi se sia effettivamente il modo di capire la resistenza di Foucault è più difficile da stabilire visto che ci abbiamo poche tracce, però sicuramente è una lettura possibile che possibilmente ci dà anche la possibilità di leggere il presente, le lotte del presente e anche le lotte del futuro in maniera diversa. Ringrazio Marco. Ora volevo soltanto dire, se appunto qualcuno vuol fare delle domande può lasciare appunto i commenti e poi Marco ci risponderà. Lascio la parola a Andrea. Vai. Sì. Ciao a tutte e a tutti. Grazie mille a voi di Codice Rosso, a Marco per avermi coinvolto. Il libro è veramente molto bello, è scritto molto bene, è vero, ci sono un sacco di autori che attraverso il pensiero filosofico, tanto dell'età moderna quanto del contemporaneo, ma Marco li assembla con grande capacità di sintesi e soprattutto il libro non perde mai il filo del discorso. Cioè l'argomento che Marco sviluppa lo attraversa dall'inizio alla fine, quindi insomma, tanto materiale ma assemblato veramente molto, molto bene. Un bellissimo libro, sarebbe buona cosa anche magari in futuro tradurlo in italiano, chi lo sa. E no, entriamo un attimino nel come dicevo, i temi sono molti. A me ha particolarmente interessato, anche perché siamo amici con Marco, quindi ne abbiamo parlato tante volte, il rapporto tra questi due primati della resistenza, o meglio, tra il primato della resistenza per come emerge nell'operaismo, e potremmo dire anche nel post-operaismo, quindi diciamo un primato della resistenza, tornando a Tronti in primis, che vive dentro un rapporto dialettico, vive nel due, e si dice la forza lavoro rompe il due, e questa rottura determina lo sviluppo capitalistico, no? Prima vengono le lotte e poi il capitale. Quindi qui siamo nel due, che non hanno una sintesi dialettica, però sono nel due in cui il lato però che muove la storia sono le lotte e non è, e non è la pianificazione capitalistica. Qui c'è la dinamica storica è mossa dalle lotte, dai conflitti. Quindi c'è un motore, no? Un motore marziano della storia che è la lotta di classe, e la lotta di classe viene prima. E poi questo diventa anche altro con i contributi di Toni Negri, Paolo Virna e tanti altri, però ecco, diciamo, questo schema logico comunque rimane ed è proprio della tradizione operaista. E questo viene messo in circolazione con il primato della resistenza per come è in Foucault o per come viene letto da Marco in Foucault, e qui c'è però una lente di ingrandimento che è il ruolo di Deleuze. Cioè, mi pare che la lettura di Marco sia molto influenzata dalla lettura che Deleuze offre di Foucault, che è una lettura estremamente interessante. Io trovo sia le lezioni, che ora sono disponibili anche in italiano, le ha pubblicate Ombre Corte, in tre volumetti, le lezioni appunto di Deleuze su Foucault, e poi c'è anche il librino, anche in italiano, appunto il Foucault di Deleuze. E qui c'è una novità però, c'è un terzo che emerge, c'è una terza linea. Nella lettura di Deleuze di Foucault la resistenza non è leggibile dentro un due, e in particolare non è riferibile a quella dialettica tra forze attive e forze reattive. C'è una terza forza che emerge, e questa terza linea è una linea di resistenza. Questo complica il quadro rispetto al modello teorico dell'operaismo, questo complica molto il quadro. Questa terza linea ci suggerisce il tentativo di leggere
le pratiche di resistenza, innanzitutto in un terreno in cui l'azione è al centro e questa azione non è necessariamente un'azione, diciamo, che ha il suo apice nelle lotte visibili, nelle mobilitazioni e nelle proteste. Questo è molto chiaro, cioè se noi leggiamo anche gli interventi dove Foucault, le interviste appunto, cita la resistenza, quelle a cavallo tra gli anni 70 e 80, e lì ci sono, sono continui riferimenti che sono ben più marcati attorno alle sperimentazioni di vita, agli esperimenti di vita delle comunità gay, ad esempio californiane, piuttosto che alla classe operaia organizzata, no? Anche come contesto di pratiche dentro il quale emerge questo concetto. E un'altra cosa che secondo me Marco fa molto bene è mettere in relazione il problema della governamentalità in Foucault con, tra virgolette, l'ultimo Foucault, quello appunto della cura del sé, attraverso la sua lettura di resistenza. La lettura di Marco di resistenza ci fa rendere molto vicine le linee di problematizzazione, diciamo, del Foucault, della governamentalità, del neoliberalismo e della biopolitica con il Foucault che va in Grecia, no? Che passa attraverso la Grecia per porsi quel tipo e tipi di problemi che hanno a che fare con la cura, con la forma di soggettivazione, l'etica, eccetera, eccetera, l'estetica, eccetera, eccetera, eccetera. Qui però il concetto di resistenza sembra appunto un concetto di deviazione. Come non rendere fluida la governamentalità? Come sia possibile che appunto il management delle possibilità, bella espressione che usa Marco nel libro, faccia cilecca. Queste deviazioni sul terreno dell'azione mettono al centro del concetto di resistenza, ovviamente, no? Per resistere e creare, come si diceva, ma anche questa idea forte di differenziazione, che è un'idea centrale nel pensiero di Deleuze, ma è un'idea centrale anche nel libro di Marco. Ora, questo concetto di differenziazione è un concetto che dà tantissimo dal punto di vista della singolarità. Noi crediamo, insomma, un pezzo di tradizione autonoma da tempo messo al centro le nozioni di singolarità, di differenza, di moltitudine, come spazio del poter essere, la resistenza come poter essere. Qui Foucault è vicino a Spinoza, è un Foucault spinozista, la resistenza come spazio del poter essere, da un lato. Quindi apre molto, ma apre molto, a una dimensione anche spontanea di emersione di singolarità. Questo pone però una domanda rispetto a un modello, diciamo, cioè la rottura della dialettica dal punto di vista politico apre un sacco di campo politico, ma qualche volta può rendere più complessa cercare di capire qual è la cartografia del possibile attorno al quale vale la pena sperimentare, ad esempio, un rapporto tra molare e molecolare, ad esempio un rapporto tra, per dirlo con Deleuze e Guattari, piani di consistenza e piani di organizzazione. Ecco, io credo che, questa è la prima domanda che ti volevo porre, poi una seconda più breve. La prima domanda è: come, se in qualche modo adottiamo una nozione di resistenza, diciamo che parte da Tronti ma viene riqualificata dalla proposta di Deleuze, lettore di Foucault, abbiamo un concetto di resistenza che in qualche modo può esserci d'aiuto per pensare i temi dell'organizzazione, del rapporto tra singolarità e istituzioni, del rapporto tra molare e molecolare, dell'azione politica, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, perché è interessante pensare alla resistenza così e che punti di vantaggio ci dà nel presente, tenendo anche conto che poi il presente sono ormai 40 anni da quando queste parole sono state scritte, no? Cioè, prima citavi un'intervista dell'82, io sono nato nell'82, ho 39 anni, per cui, no? Insomma, queste riflessioni sorgono sull'emersione del paradigma neoliberale. Ora noi siamo in una fase più segnata dal late neoliberalismo, no? Siamo un po' in una fase anche segnata dalla ridefinizione di quel paradigma di governo. Quindi, insomma, a quanto c'è utile pensare la resistenza così per pensare l'organizzazione e la pratica politica oggi? L'altra, una domanda ben più breve, ma che riprende questo tema della differenza, dell'emersione della differenza e della differenziazione come chiavi del tuo modo di pensare la resistenza, ed è riferita a una presenza nel tuo libro, che è il tema del post-capitalismo, e in particolare per come è impostata dalla coppia Gibson-Graham. Ecco, io in questi mesi sto un po' pensando a queste cose qua. Allora, forse mi era utile un tuo parere su, cioè, in un paradigma in cui comunque al centro ci sta
l'emersione di mondi alternativi, la differenziazione dei modi di vita, la costruzione di concatenazioni differenti, magari anche con la dimensione ecologica, non solo con la dimensione sociale, che comunque è parte del discorso di Gibson Graham e sicuramente è parte dei miei interessi attorno alle questioni ecologiche. Un paradigma come quello post-capitalista o del queering capitalism o del community economy può essere, o no, come la vedi, a virtù e limiti di quella impostazione, uno strumento non per risolvere tutti i problemi, niente risolve tutti i problemi, ma per pensare qualcosa che per noi a volte è un po' un tabù, come il tema dell'economia, differentemente. Questa è la mia seconda domanda. Ho fatto, grazie mille, mi zittisco. Grazie Andrea. E niente, volevo dire soltanto due cose. Prima di tutto, appunto, chi vuol fare domande le può fare tranquillamente sui commenti di Facebook. La stessa cosa, se qualcuno magari non l'ha potuto vedere, se conoscete qualcuno che non è potuto assistere in diretta, il video si trova tranquillamente nel sito codicerosso.net, codice trattino precisamente. Codice-rosso.net oppure anche sulla pagina Facebook di Codice Rosso. Ora Marco, non so, sono due domande abbastanza. Vuoi che aggiungo qualcosa o preferisci prima rispondere ad Andrea? Decidi te, insomma, o Magari aggiungo. rispondo in 5 minuti a tutti e due No, 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 e perché? passiamo a altro, almeno c'è più. No, se Se no diventa esatto. no esplodo. Sì. Allora, intanto grazie mille, sono domande molto molto dense, molto interessanti e toccano il pieno una serie di problematiche che effettivamente rimangono anche un po' irrisolte nel libro, no? Cioè nel senso che ovviamente sono lì che potenziali, sono linee un po' di rottura rispetto all'argomentazione, però allo stesso tempo sono un modo per ripensare pure tutti e due gli assi di cui parlavi prima, no? Cioè questo duale e questo terzo, no? Quello che mi faceva pensare era che sicuramente l'idea di un asse terzo, che è quella della lettura che Deleuze dà, in parte la possiamo trovare anche un po' in Tronti, anche se c'è un duale che è netto, no? Lavoro e capitale, su quello è ineccepibile, però all'interno del lavoro c'è una dimensione di quasi sdoppiamento, no? Perché il lavoro è allo stesso tempo lavoro che diventa capitale, quindi lavoro che viene scambiato materialmente, che quindi produce capitale o diventa capitale. E poi c'è quel lavoro come lavoro vivo che ha la potenzialità di creare conflitto, di creare affermazioni alternative, di creare modi di produzione alternativi anche. Quindi in parte si riconnette anche alla seconda domanda. Quando dicevamo su Foucault come sviluppa tutto il tema della devianza rispetto per esempio alle lotte gay. E quindi anche alla cura del sé, a questi momenti di singolarizzazione, mi faceva pensare al fatto che l'inizio, diciamo, dell'operaismo, uno dei modi in cui viene dipinto, è l'arrivo dell'operaio massa nelle fabbriche di Torino, dal sud, quelle che Alquati chiamava le forze nuove, no? Cioè questi personaggi che non si rifacevano all'ortodossia dell'operaio tradizionale delle fabbriche del nord. Quindi in parte pure lì c'è rappresentata una forma di singolarità, no? Una forma di devianza che però diventa il soggetto possibile di una lotta al capitale. Quindi diciamo che è molto interessante l'idea di è molto stimolante la possibilità di pensarla un po' più a fondo, no? Quest'idea del terzo tipo di affetto. Perché quello di la rottura di Deleuze è molto forte e non c'è poi una. Quindi attivo, reattivo, il terzo, la resistenza, come si colloca, che fa di diverso? Questo sicuramente nel libro non lo sviluppo, però è una cosa che mi ha fatto pensare molto. E secondo me poi arriva al tema dell'organizzazione, no? Quindi perché la resistenza fa qualcosa di diverso? Perché la resistenza non è né attiva né reattiva, non è né un tipo di affetto attivo né un tipo di affetto reattivo. Forse
la risposta potrebbe trovarsi in una modalità specifica di organizzazione. Organizzazione intesa non solo come organizzazione politica, ma modo di produzione, di riproduzione, modo di stare insieme, che secondo me è un modo che io ritrovo molto in De La Boétie, anche se in maniera molto utopica, favoleggiante, c'è cioè un po' da favola, no? In cui questo aspetto naturale in cui c'è una cooperazione di base. Cioè, De La Boétie, invece di parlare di libertà prima, parla prima siamo liberi perché siamo tutti compagni. E quindi subordina la libertà a questo aspetto cooperativo di solidarietà. E secondo me è quello che ci garantisce la possibilità di differenziare la resistenza, andrebbe teorizzato in maniera più pratica, in spazi in cui l'organizzazione non diventa organizzazione che riproduce pratiche di potere, riproduce relazioni di potere, ma prova a lasciare quelle relazioni di potere a livello molecolare più morbide, in qualche modo, o più modificabili. E lì è lasciare gli spazi per singolarità diverse. Poi c'è il problema della codificazione strategica, no? Quello che dicevamo, sì, ok, su cosa ci concentriamo però? E lì diventa un problema di strategia che necessariamente va fatta nello scontro, no? Nell'opposizione. Perché poi alla fine, per quanto l'idea del primato della resistenza cerca di accantonare lo scontro, però non è che lo accantona completamente, lo lascia come un accidente sfortunato che prima o poi bisogna farci i conti. E qui diciamo che forse passiamo anche alla seconda domanda, no? Cioè, che tipo di rapporto c'è in questi immaginari post-capitalistici, la Gibson Graham, quindi che tipo di visioni possiamo sviluppare? È ovvio che se ci aspettassimo una risposta che va bene per tutto, quindi la rivoluzione, purtroppo sembra che non sia più disponibile come scenario, no? Quindi, cioè, per quanto ci possa essere tanta nostalgia, però, diciamo, è molto più interessante vedere la proliferazione continua di modi di organizzazione alternativi che sono resistenti al tempo, nel senso che sono efficaci nella loro continuità temporale. Cioè, ormai cominciamo a parlare pure di esperienze lunghe, non sono solo esperimenti. Spesso quando parliamo di, voglio dire, il tuo lavoro su tutte le esperienze di lotta del movimento contadino, per esempio, sono molto interessanti e vanno avanti da anni. Cioè, ci piace definirle sperimentali, ma allo stesso tempo sono molto ben stabilite, molto forti, molto radicate. E quello comunque dice in che modo possiamo passare da quello a un ribaltamento materiale delle condizioni generali del sistema. Sicuramente la risposta qua non c'è. Si lavora su un orizzonte. È evidente però che poi, l'abbiamo visto pure col Covid, no? Le situazioni possono cambiare in maniera più o meno radicale e possono cambiare in maniera radicale in tutti e due i sensi, no? Nel senso che possono distruggere quello che è stato creato, però pure far cambiare, per esempio quando parlavamo di neoliberalismo, vediamo che adesso alcuni degli aspetti principali del neoliberalismo sono stati stravolti dalla pandemia, no? Cioè, non che sia scomparso, non che sia finito, però su alcune linee ci si è ritoccati parecchio. E vediamo pure come tutto il sistema delle multinazionali viene preso sotto un'altra ottica, sotto un'altra lente. Quindi di fatto, pure che non dico che necessariamente sono questo tipo di sperimentazioni, di resistenti, di organizzazioni alternative che creano l'indebolimento delle multinazionali, del sistema capitalistico in generale, però probabilmente un effetto ce l'hanno, un effetto in cui sono costrette a rispondere, costrette a cambiare. Anche la svolta, cioè il solo fatto che si parli di una svolta green, per quanto ipocrita, per quanto green capitalism, per quanto con tutte le contraddizioni, il fatto che ci sia una necessità da parte loro di doverne parlare, di dover usare queste parole chiave, di cercare di mascherare quello che fanno con una narrativa nuova, sicuramente già degli effetti di pericolosità in cui si crea confusione sul tipo di resistenza che si possono sviluppare, però rappresentano un attestato del fatto che queste lotte
per quanto sembravano sconnesse, minime, molecolari, e non che non si trasformavano in un movimento di massa, in realtà ce l'hanno avuto e ce lo continuano ad avere. E quindi quello ci fa pensare pure che continueranno ad averlo altri tipi di narrative, altri tipi di cose che emergeranno nei prossimi 20-30 anni, o che già stanno emergendo e magari ancora non ce ne siamo resi conto. Okay. E voi volevi dire qualcosa, Andreas, rispetto a queste, diciamo, risposte? No, no, lascerei la parola a chi non è ancora intervenuto, a te, Enzo, se c'è qualcuno da casa. Ok, mi sembra non ci siano commenti. Niente, ti volevo chiederti due cose, diciamo, fare una piccola introduzione. Penso che hai veramente ragione, no? Quando parli che è vero che Foucault si concentra nell'analisi del potere tra sorvegliare e punire la volontà di sapere e quelle interviste che vanno, che sono ampie, sono tantissime, però si concentrano soprattutto in microfisica, appunto, del potere, che rende molto il suo tempo. Però è vero anche, se vogliamo, sono d'accordo con te, che il discorso del potere su Foucault è un discorso continuo, cioè che parte fin dall'inizio, non soltanto per quello che a volte si dice, perché lui ha fatto sempre parte di questi movimenti di protesta, e anche nel Partito Comunista Francese è durato da Natale a Santo Stefano, perché chiaramente una mente così non poteva essere tenuta sotto controllo. Però anche nella storia della follia, nella nascita della clinica, c'è comunque un'analisi, cioè trova il potere dove altri non l'avrebbero, ecco, mai visto. E ancora di più questo discorso vale nella fase successiva, perché a volte noi si è sempre pensato che ci fossero tre fasi diverse, mentre invece questa sua ricerca, direi spasmodica, continua sul potere, inizia proprio fin dai fini anni fino agli ultimi suoi libri. C'è una cosa, c'è una frase, no, sua, che è stata famosa per tanto tempo, che chiaramente riprendi, perché dove c'è potere c'è resistenza. Te hai messo giustamente in luce questo fatto della resistenza, che c'è già prima del potere in quanto elemento affermativo, creativo, relazionale. Ora, a me invece mi piace anche molto, questo l'ha detto solo nelle interviste, che praticamente il potere non soltanto circola dal basso e lo trovi dovunque, però lo trovi anche dove mai avresti mai immaginato di trovarlo, no? È una frase che mi ha sempre colpito fin dall'inizio, perché effettivamente forse in questo senso qui non è, cioè, ecco, non è che è un discorso che va contro, per esempio, Marx, o il marxismo, il potere. Lui nelle interviste lo chiarisce veramente questo discorso. Voi pensate veramente, gli fa, no, i giornalisti molte volte, che non pensate veramente che non... Lo so bene che il potere è la polizia, è il potere giudiziario, è il potere che praticamente reprime. A volte, appunto, ci sono state manifestazioni per di carcere, mi sono reso conto. Quindi io soltanto che cito Marx senza citarlo, soltanto che voglio trovare il potere anche in altri ambiti, in altri campi dove non era, ecco, riscontrabile. Ecco. E questo credo che sia una cosa molto moderna, perché, come un pochettino diceva anche Andrea, si può fare un confronto con quello che è il capitalismo digitale. Cioè, che cosa ha fatto in fin dei conti il capitalismo digitale? Si è inserito nella nostra vita privata 24 ore su 24, diciamo sempre, ha messo a regime la nostra vita privata ininterrottamente. Quindi, cioè, anche lo stesso reddito di base incondizionato, no, dovrebbero darcelo solo per questo, per aver sfruttato qualsiasi... Ma non è soltanto, appunto, un problema di sorveglianza, che secondo me troppe volte si dà un'importanza maggiore al fatto del potere, potere come potere della sorveglianza, di un controllo vero e proprio disciplinare, ma proprio un potere creativo, perché dal momento che il capitalismo digitale si inserisce nelle nostre vite, fa di quelle che sono i nostri pensieri, ma anche le nostre creazioni, il nostro, diciamo, affermarsi quotidiano, riesce a sviluppare una vera e propria controffensiva, nel senso che da una parte ci sfrutta economicamente, ma dall'altro riesce a difendersi maggiormente di quanto sia possibile. Ora, questa, diciamo, non è proprio una domanda, però certo il capitalismo digitale sembra quasi mettere
affoco bene quello che intendeva a Foucault su questo potere che circola dovunque, ecco. La seconda, che quindi è una specie di domanda pensiero, no? La seconda è questo: a me piace il fatto quando ti dici anche che questo potere parla di un tempo passato, di un tempo arretrato, no? Allora, nel senso che mentre la resistenza, questo aspetto creativo, pensa anche al futuro, cioè, come avete detto voi, a un mondo possibile, altri mondi possibili che non riguardano soltanto il mondo del lavoro, ma riguarda anche qualsiasi modo di vita, quindi l'ecologia, qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana. Però proprio questo aspetto del potere di un tempo passato, mi viene a mente il raffronto sul lavoro di Max Fischer, no? Realismo capitalista, cioè dove lui praticamente sembra quasi che il capitalismo ci abbia privato del futuro, cioè il futuro, rielaborando un disco di Leland Kirby che esce nel 2009, proprio dice il futuro non è più quello di una volta. Nel senso che sembra quasi che ci abbia privato della nostra possibilità di futuro, mentre invece il concetto di esistenza, che è un concetto di esistenza, appunto, continuo a dire affermativo, creativo, secondo me effettivamente parla di un altro futuro. E questa, cioè, la speranza che tanti piani, no? Parlando, diciamo, in termini deleuziani, tanti piani si incrocino fra di loro. Te parlavi anche di Sciame, credo, in un certo punto, cioè ci siano tanti punti che convergono, che magari non convergono oggi, non convergeranno nemmeno nel 2022, però a un certo punto creeranno un altro tipo di situazione. Un qualcosa anche che riguarda estremamente il nostro futuro, il futuro delle generazioni, ma anche quello che Blanchot parlava quando parlava del 68, no? Parlava di una comunità inconfessabile, cioè di un qualcosa che uno non si rende conto, però si unisce e riesce a unirsi e gira e fa girare, diciamo, relazioni, emozioni e anche piani e progetti futuri. Niente, sono questi due piani che mi interessavano e volevo solo, non è tanto una domanda, ma quanto una tua riflessione, ecco. No, sono due spunti molto interessanti, perché poi sono le cose con cui sono due aspetti su cui cerco di pensare negli ultimi tempi, soprattutto la prima, non solo del capitalismo digitale, ma in generale del rapporto sulla finanziarizzazione della vita. Ne parlo un po' nel libro, però sicuramente è un'idea molto interessante, perché da una parte mi è piaciuto che si parla tanto di sorveglianza, però mi piace l'idea, come l'hai posta te, che si tratta di un atteggiamento difensivo del capitale, no? Cioè, una modalità per cui ci sembra che non abbiamo le armi per contrastarlo, perché sembra ancora più isolato, no? Cioè, più irraggiungibile, soprattutto quando ultimamente ho provato a seguire un po' di più dinamiche finanziarie e c'era per esempio il caso di GameStop che è stato discusso dappertutto perché era questa prima volta in cui sembrava che questa finanza dal basso potesse contrastare i grandi fondi finanziari. Forse, forse no, forse l'altro giorno sentivo che per esempio tutto è iniziato da uno che ha investito 50.000 dollari sulle azioni nel 2019. 50.000 dollari non è esattamente quello che rappresenta la possibilità di un resistente medio, se vogliamo metterla così, diciamo, Baldi. E siamo già nel passo del capitale, però sicuramente ha tolto qualche strumento, no? Forse pure il caso della Super League mi viene da pensare, eh. Sono altri momenti in cui sembra che sta finanza così lassù, poi a un certo punto in qualche modo la resistenza riesce a riportarsela con un contrasto. Forse no, forse quelle sono un po' illusioni. Effettivamente sono riusciti a trovare, e questa forse è una controstrategia politica reattiva, se vogliamo leggerla così, a una risposta un po' a quelle che era l'insostenibilità del capitale e le lotte che avevano costretto più o meno il capitale a trasformarsi a livello tecnologico, come è successo in questi ultimi anni. Quello sicuramente rappresenta un orizzonte in cui
ce n'è di strada da fare, no? Per elaborare che tipo di lotte si possono fare a quel livello. Però nonostante non riesco ancora a immaginarle, probabilmente in pochi riescono a intravedere un orizzonte possibile di lotte contro quel tipo di sistema, sono fiducioso che succederanno. Cioè, l'idea che qualcosa che le butti giù, anche questo tipo di isolamento della finanza, sicuramente ci sarà e ne verranno travolte e ne verremo sorpresi. Sul secondo aspetto mi è piaciuto molto questa riflessione sul potere associato al passato che faccio anch'io, e sul fatto che effettivamente il potere ci restringa all'orizzonte del possibile, no? E il futuro scompare in qualche modo, perché siamo abituati a pensare che tutto dovrà rimanere un po' com'è. E questo torna a quello che cercavo di dire all'inizio, che era forse un po' il senso che cercavo di dare al libro. Uscire da un certo disfattismo, uscire dall'idea che non c'è alternativa, no? Perché poi alla fine penso che sia il pensiero che hanno avuto anche generazioni molto precedenti alla nostra, e poi le cose sono cambiate, no? Poi le forti resistenze ci sono state, più o meno inaspettate, e quindi da una parte questo è un modo per capire che tipo di strategia c'ha il potere e che tipo di strategia invece può utilizzare la resistenza, e forse si connette pure alla domanda di Andrea sulle devianze e sulle singolarità, no? Cioè favorire questo tipo di immaginari, favorire immaginari che riprendano il futuro e lo cambino ma lo sviluppino nel presente, no? Perché poi questo tipo di orizzonti possibili non sono solo ricette utopiche per quello che verrà fra 30 anni, ma so pure quello che ci dà entusiasmo, ci anima le discussioni, anima le nostre pratiche, anima i nostri modi di ripensare l'auto-organizzazione, il mutualismo, la solidarietà. Quindi sono già pratiche emancipative in sé, e il fatto che ce ne siano tante e che quindi possano essere descritte come uno sciame non significa che sono disperse, ma significa che sono congiungibili. Cioè, sta proprio lì il fatto strategico, quello che dicevamo con Andrea prima, il fatto strategico di trovare un modo in cui questo sciame diventi effettivamente un'opposizione concreta in grado di ribaltare lo stato di cose esistenti. Quindi, cioè, lo sciame me lo immagino come tanti punti, no? E i punti poi a livello di strategie possono trovare una convergenza, e quando trovano una convergenza è il momento che diventa una forza affermativa che cambia in maniera ancora più radicale quello che già afferma nelle varie direzioni, no? Quindi dargli una direzione, quello che diceva Andrea prima, ok, tante devianze, tante disingolarità, ma su cosa ci concentriamo? Quello è il compito di un pensare strategico che secondo me può essere favorito nel momento in cui la resistenza si stacca un po' da un pensiero disfattista e comincia ad apprezzare la pienezza del presente. Questa è una frase che mi ha dato Andrea, tra l'altro. Quindi è una citazione diretta. Penso più o meno ho risposto alla tua domanda, Enzo, le tue domande. Sì, anzi ti ringrazio. Andrea, se vuoi aggiungere appunto qualcosa anche su questi due aspetti del futuro, oppure eventualmente del capitalismo digitale, oppure a quello che ti ha risposto per quanto riguarda appunto le tue domande. No, grazie mille delle risposte, sono risposte molto ricche, che mi sono preso degli appunti, poi continuo a pensarci tra un po'. Cioè, dell'impostazione di Marco, la cosa che immediatamente risuona un po' con le cose mie, con quello che anche il mio piccolissimo provo a fare, è appunto questa idea di fronteggiare da subito il non cambia niente e delle volte provare, no, con tutti i limiti poi delle cose che si fanno, comunque a mettere in moto dei percorsi, delle differenze, delle alternative, perché poi sicuramente se qualche codificazione strategica verrà, a questo giro sarà imposta dalle pratiche in primis più che dalle ideologie o dalle grandi appartenenze sociologiche. Per cui, insomma, credo che questa cosa però sia... Cioè, è una cosa a cui io penso spesso, a come si costruiscono forme inclusive, larghe, di connessione parziale tra divergenze. Come si costruisce
capisce un senso comune in cui alcuni elementi, diciamo così, basici possano risuonare tra di loro: il reddito di base, l'autonomia delle migrazioni, l'autodeterminazione e la questione della singolarità fino in fondo come esperienza di vita a 360 gradi, la condizione ecologica che ci impone, no? Che ci impone una trasformazione radicale del modo di produzione, eccetera, 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 eccetera. E su questo, bisogna anche trovare dei modi, anche trovare dei modi perché le foreste, no, delle istituzioni o delle infrastrutture alternative, è vero, cominciano a strutturarsi, gli alberi cominciano a diventare a volte un po' alti, alcuni esperimenti durano per qualche decennio, però ecco, bisogna trovare dei modi per costruire delle alleanze, dei comportamenti, dei campi di visibilità, e questo è un lavorino invece in Italia c'è ancora tanto lavoro da fare. Ecco. Grazie mille. Allora, niente, se te Marco vuoi aggiungere qualcosa, volevo solo appunto fare appunto la sintesi, no? Più che altro che si può trovare il video, vuoi aggiungere diciamo qualcosa sia quello che ha detto Andrea o in generale di questa. No, su quello che dice Andrea, queste sono discussioni che probabilmente continueremo a fare per i prossimi anni o Infinite. decenni. Quindi sicuramente è una conversazione che non si ferma qua, in quel senso rimane dinamica, no? È la natura del tipo di lotte che si fanno. No, volevo ringraziarvi entrambi per avermi dato questa possibilità, per aver discusso con me su questi temi che per me sono stati molto cari, nel senso che l'ho sviluppato in anni di lavoro che poi sono sfociato in questo libro e che continuo a trattare in maniera più o meno indiretta. Quindi grazie per i vostri contributi, sono stati un po' molto stimolanti e probabilmente daranno modo di pensare ancora a come portare avanti questi temi in maniera anche più nuova e diversa, perché poi, come diceva Andrea, queste sono teorie che possono avere una loro attualità, però c'è pure l'urgenza di avere a che fare con delle pratiche contemporanee che hanno una loro portata e a cui bisogna dare delle risposte, no? Ok, allora, prima di tutto vabbè, vi ringrazio, tanto noi ci vediamo nel fuoristanza quando finisce la diretta. Volevo soltanto appunto ringraziare tutti e volevo ricordare che il video si trova appunto nel sito codicerosso.net e anche in Facebook, che fra 2 settimane arriverà la pubblicità, però ci sarà l'incontro con Gianluca Di Fazio sul suo libro Ecologia del Possibile e quindi anche voi, insomma, ci fate piacere, Marco, adesso volete o partecipare o seguire. E quindi grazie, diciamo, a tutti e ci aggiorniamo a breve, insomma, spero anche con altre iniziative. Ciao, ciao a tutti. Ciao.